Ciao a tutti, siamo al Fuorisalone di Milano. Molti di voi in questi giorni online hanno visto un video molto particolare che è l'unofficial trailer di questo evento. E qui abbiamo Francesco, ciao Francesco. Ciao. Che è uno degli autori di questo video che sta spopolando in rete. Allora, prima domanda ovviamente, come è venuta l'idea? Allora, l'idea è venuta così un po' per scherzo, per gioco. Noi, io e gli altri ragazzi che abbiamo collaborato, viviamo in questa zona e ogni anno si riempie di questi personaggi che ci fanno sempre abbastanza ridere. Infatti, diciamo, una delle qualità di questo video è svelare, come dire, un punto di vista diverso sull'evento, tutti i cliché, che personaggi ci sono che animano appunto questi tre minuti. Allora, noi abbiamo individuato più o meno 10 personaggi, i principali sono l'hipster, a cui non va bene niente perché tutto ormai è diventato troppo mainstream, troppo famoso, il designer, che è un po' la categoria principe di questo fuorisalone, che è convintissimo di dire delle cose serissime che però a chi non è del campo a volte risultano un po' astratte e abbastanza assurde. E poi c'è il critico di design, la ragazza fashion blogger che è super presa da eventi locali, sempre al telefono, deve sempre incontrare qualcuno. Queste sono le categorie principali. Quindi c'è uno scherzo divertente sui personaggi che animano questo evento. Il successo di questo video ovviamente poi è dato dalla viralità online. Secondo voi come si è innescato questo meccanismo, magari anche inaspettato inizialmente? È stato anche prendere il trend del Fuorisalone. A Milano in questa settimana si parla solo di questo. E noi l'abbiamo caricato così, non ci aspettavamo tutte queste condivisioni, però semplicemente anche usando qualche conoscenza di amici che hanno blog, così una cosa tira l'altra, poi ci si ritrova e finisce su Repubblica ed è una continua sorpresa. Poi vabbè, c'è anche dettagli tecnici, cioè hashtag, tag, però quello alla fine non conta più di tanto. Diciamo che è prendere il trend giusto del momento e fare un prodotto, speriamo, di qualità. Senti, ultima domanda, è una produzione molto semplice che voi avete fatto con dei mezzi, diciamo, semplici seppur di qualità. Questo vuol dire che un bel video e un successo online si può fare anche con poche cose? Sì, sì, assolutamente. È molto importante l'idea, anche una semplice intervista che è realizzabile veramente con una reflex e un microfono può diventare un video abbastanza importante, diciamo. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi.